Oggi c'è bisogno di movimenti etici che vadano al di là delle leggi. Il Movimento 5 Stelle non candida indagati o condannati. Io questo chiedevo all'organo di vigilanza delle cooperative, di dare input alle cooperative che hanno tuttora quello di cui parlava il Presidente, per evitare di ritrovarsi in gestioni emergenziali delle risorse pubbliche, in sistemi di subappalto che poi hanno causato quello che prima ci diceva Ruotolo. E questo lo può fare un'organizzazione come la Lega delle Cooperative. Fermo restando che dal nostro punto di vista non è più un ente che può vigilare sulle cooperative, c'è un forte conflitto di interessi perché al di là dei casi singoli Ci vuole vi un'autorità eleggono le esterna. cooperative. Quindi, dal nostro punto di vista, ci deve essere un'autorità esterna che controlli le Comunque c'è la cooperative. magistratura, che è Ma, l'autorità quando esterna, arrivi... Ma Santoro, ma la che cosa che deve mi fa arrabbiare è vigilare. che quando arriviamo alle inchieste i soldi degli italiani sono già spariti. Il problema è che quando si arriva alle inchieste è troppo tardi in questo paese. Creiamo solo sfiducia nella popolazione. Il compito dello Stato è fare leggi che prevengano queste distorsioni. Ed è per questo che da una parte ci sono le leggi, E dall'altra parte c'è un ma la commissario legge anticorruzione anticorruzione. non la, seria non la potrà mai fare il governo Renzi. Tra l'altro, nel falso in bilancio non prevedono le intercettazioni telefoniche per le cooperative o per le imprese che non sono quotate in borsa. E tutti sanno che queste inchieste escono fuori sempre dalle intercettazioni telefoniche oppure da indagini fiscali, perché la CPL Concordia portava, secondo gli inquirenti, fondi in Tunisia, addirittura col carrozzino con una bambina dentro, erano Questo è da nascosti, provare, questo è da portavano, provare. secondo le carte dell'inchiesta, Questo è da provare. Simone Tom Tom portava i soldi così, Ma ma so quello che che Simone Tom Tom non li quello che io portava. dico è, alla fine, se ci fosse stato un movimento che controllava queste cose e dissuadeva le proprie cooperative a partecipare a certi tipi di lavori, probabilmente non si Allora, sarebbero sono trovate due. quelle storiche in questo disastro.